Il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara si presenta alle scuole per far conoscere ai più piccoli la propria attività e l'importanza che ricopre per il territorio. Giovedì 16 gennaio l'incontro si è tenuto con due classi di quarta della scuola primaria Tumiati di Ferrara. I bambini sono praticamente delle spugne, assimilano, fanno domande, sono il nostro futuro, noi investiamo tanto su di loro, sono i cittadini di domani. Quindi metterli a conoscenza con il progetto promosso dal consorzio di bonifica, che appunto si chiama Conoscere il territorio attraverso il consorzio di bonifica, e far capire loro che anche il ruolo che ricopre il consorzio di bonifica nel nostro territorio è importante, loro hanno capito, l'hanno assimilato. Aderire a questo progetto è stato molto importante, perché facendo le materie di studio stiamo proprio con la classe quarta lavorando sui fiumi, sui mari, sull'importanza dell'acqua, del territorio, e quindi secondo me studiare sui libri è poco, bisogna toccare con mano tutto ciò che bisogna imparare. Credo che sia stato un incontro molto interessante innanzitutto per me, perché le informazioni che gli esperti hanno offerto ai ragazzi e agli insegnanti sono state di grande utilità e ci hanno aperto un mondo. Il consorzio di bonifica è una realtà fondamentale per il nostro territorio, e però spesso è una realtà negletta, poco conosciuta. Occasioni come queste sono davvero importanti per far acquisire ai nostri studenti una consapevolezza sull'importanza della presenza sul territorio di questo consorzio. Abbiamo da tempo ritenuto estremamente importante divulgare la conoscenza del territorio e spiegare, fino appunto dalle elementari ai ragazzi che li frequentano, le funzioni che svolge un consorzio di bonifica. In questo ci crediamo molto, che l'educazione dei bambini debba passare anche attraverso una conoscenza del territorio e dei valori che ha questo territorio, come tutela delle acque, come tutela ambientale e anche come sicurezza idraulica, perché non sempre la conoscenza di chi nasce in un territorio che è già bonificato accresce appunto questi elementi. Hanno preso, a mio avviso, conoscenza, coscienza della realtà del nostro territorio, delle azioni che il consorzio di bonifica tuttora e che ha sempre fatto e continua a svolgere per mantenere un giusto equilibrio nel nostro territorio, come sappiamo un equilibrio tra acqua e terra, un equilibrio che è difficile da mantenere, ma che con l'aiuto dei nostri canali, delle nostre pompe idrovore, delle nostre casse di espansione che i bambini hanno recepito e capito, senz'altro potremmo costruire un nostro futuro. Gli enti pubblici vengono utilizzati spesso come esempi negativi in un contesto socio-economico che sta attraversando una profonda crisi, ma i consorzi di bonifica possono invece rappresentare un esempio virtuoso di come vadano rappresentati i ruoli e le funzioni essenziali di governo di un territorio molto spesso vulnerabile. Questo è uno dei temi al centro del terzo appuntamento con la bonifica, che si è tenuto lo scorso 22 gennaio a Palazzo Crema a Ferrara. Una breve introduzione sulle caratteristiche del consorzio di bonifica nell'ambito degli enti pubblici, un po' per difendere l'operato degli enti pubblici, un po' per difendere le caratteristiche virtuose dei consorzi di bonifica. Nella seconda parte invece il lavoro e le tesi di laurea che hanno vinto il premio Ravalli e il premio Vasari, che sono due tesi che hanno delle caratteristiche che, diciamo così, possono essere paragonabili a uno sguardo sul futuro del nostro territorio. I due premi di studio per l'anno accademico 2018-2019 erano stati consegnati lo scorso 18 settembre nell'ambito di Remtec Expo a Ferrara Fiere, evento internazionale sulle bonifiche, i rischi ambientali, la riqualificazione e sui temi dei cambiamenti climatici. Un riconoscimento a giovani che si sono distinti per la loro tesi di laurea magistrale riguardanti la bonifica idraulica, le tecniche agricole, la gestione del rischio idraulico e le tecniche di gestione e sfruttamento della risorsa idrica. Ci siamo accorti nel periodo di tesi, che è antecedente a questo, che ci sia bisogno di cambiamento, ci sia bisogno soprattutto di cambiamento per reagire al cambiamento climatico che ci si sta presentando ogni giorno sempre più in modo impellente. E
Inoltre abbiamo unito questo alla nostra, il nostro corso di paesaggio, quindi poter risolvere delle problematiche che riguardano la vita di tutti, ma anche andando a risolvere problematiche che sono legate al paesaggio in cui viviamo tutti i giorni. Cogliamo l'occasione appunto di questo rapporto per sia evitare sovraccarichi idrici e appunto surplus d'acqua ed evitare che vengano bypassate dal depuratore le acque nere per ovviamente poi l'alterazione degli ecosistemi ambientali e diciamo creiamo piazze allagabili che sono aggregatori sociali ma diventano mitigatori ambientali. È un'idea di una diversa gestione, è un diverso progetto di quello che si fa di solito lungo l'asta fluviale del Po di Volano, presa un po' ad esempio, e noi abbiamo lavorato nel tratto terminale, quello più critico per la situazione altimetrica e in cui il rischio di alluvione è molto alto, in cui anche i problemi legati all'agricoltura che stenta sono molto alti e il turismo potrebbe invece essere una nuova via economica. E quindi rigenerando il territorio, mettendolo in sicurezza dal punto di vista del rischio idraulico, migliorando l'agricoltura e l'acquacoltura e incentivando il turismo su questo territorio, tutto partendo dal fiume. Lo spunto, diciamo, di base, di partenza è proprio l'occhio diverso con cui viene vista la gestione dell'elemento idrico, o meglio, intendere, diciamo, il margine tra terra e acqua, che oggi è inteso come un elemento rigido, un elemento più flessibile e variabile per sua natura. Quindi lavorare su questo e automaticamente incrementando la resilienza nel territorio, perché è un tema che ci riguarda, essendo imminenti ormai i cambiamenti climatici, trovandosi la popolazione in aree sempre più a rischio. Un momento che ha l'obiettivo di legare sempre più il consorzio alle nuove generazioni, al Dipartimento di Ingegneria e più in generale con l'Università di Ferrara, ma anche per instaurare con gli studenti un interessante scambio di informazioni e idee. Sostanzialmente abbiamo voluto premiare quelle che avevano appunto questa caratteristica di vedere la trasformazione del nostro territorio, che tanto si è trasformato in passato, tant'è che molti di questi appuntamenti della bonifica sono stati proiettati a fare la storia della bonifica, e questo invece è un primo passaggio per dire comunque si può anche sognare, programmare, pensare a un territorio che è in evoluzione e che quindi è uno sguardo al futuro. Chi meglio di giovani tecnici del territorio possono avere uno sguardo, anche un sogno, diciamo così, nel cassetto, e possono contribuire a dare delle idee a chi dovrà decidere il futuro di questo territorio? Gli studenti.